ragazzi, siamo nella fine partita con Mister Fabia. Buonasera, Mister. Buonasera a tutti. È un risultato pesante per la tua squadra, 3-0 contro la Rocca in casa. Sì, a noi si arrivava da due sconfitte molto pesanti, però oggi ho visto che è stata una sconfitta completamente diversa dalle altre due. Se andiamo a rivedere un po' il film della partita, nei primi 20 minuti abbiamo avuto 4 occasioni da gol nitide e un po' la partita è girata su quell'episodio molto molto dubbio, perché sono rimasti increduli anche i giocatori dell'Altavilla, quindi troppo superficiale quell'assegnazione del rigore. Da lì è normale che noi dobbiamo recuperare in un momento così, e dopo è venuto fuori il risultato, quello che è venuto fuori. Peccato, perché i ragazzi erano pronti per fare una grande partita e la stavamo facendo. Sì, infatti abbiamo visto già dall'inizio, al primo minuto, c'è stata subito già un'occasione e si stava mettendo su un canale positivo. Poi, come dicevi te, l'occasione del calcio di rigore. Poi nel secondo tempo però la Rocca è riuscita a difendersi con ordine, non ha mai dato il fianco a possibilità per un recupero. Da un lato c'è la tranquillità della classifica e dall'altro lato c'è è normale che una squadra come la Rocca, costruita con 20 elementi di qualità per ambire alle posizioni di vertice, è normale che qualcosa di differenza ci sia. Però finché la partita è stata sui binari dello 0-0, se si metteva, se delle 4 una andava dentro, molto probabilmente la partita si metteva nei binari a noi favorevoli, che erano quelli di potersi difendere e di poterli attaccare, e sicuramente la partita potrebbe essere stata diversa. A me dispiace, perché è stata un po' decisa da un episodio molto molto discutibile, ecco. Non amo parlare degli arbitri, non voglio trovare alibi, però a me dispiace che così, in modo troppo troppo superficiale, è stato assegnato di gol. Diciamo che comunque è una classifica un po' bugiarda, anche visto la buona posizione nella Coppa, che fra 10 giorni vi vedrà protagonisti ancora. Però adesso sono 6 partite, siamo là sotto, dobbiamo solamente lottare, credere su quello che stiamo facendo e cercare di andare avanti. Dopo, prima o dopo, anche qualcosa potrà anche girare, perché anche oggi il secondo gol a 20 secondi dalla fine del primo tempo, su una palla passata un po' in mezzo alla barriera, palo, schiena del portiere e gol. E dopo un euro gol che difficilmente si vede in questa categoria. E quindi non ci girano benissimo in questo periodo, e adesso è un periodo che noi dobbiamo continuare a crederci, perché se si molla adesso, anche quando girerà a nostro favore, non ci facciamo trovare pronti. Ok, mister, grazie, in bocca al lupo per la prossima. Buonasera.